volevo ritornare in una società vincente, in una società che ha grandi ambizioni, e quindi non potevo scegliere altro, insomma una società che ha vinto così tanto in poco tempo, la mia scelta non poteva che cadere su Piacenza. Indre Sorokaite ha una gran fretta di riprendersi l'Italia dopo le due esperienze in Azerbaigian e Giappone. La chiamata della Nordmeccanica Rebecchi non poteva lasciare indifferente la bionda giocatrice di origini lituane, ma ormai naturalizzata italiana e che ha vestito in passato anche la casacca azzurra. Una vera cittadina del mondo che porterà a Piacenza la propria esperienza internazionale e che sarà chiamata a non far rimpiangere stelle di prima grandezza come Lucia Bosetti e Flor T. Miners. Parlaci di questa esperienza giapponese. Ah, non finiremo mai, perché è un mondo completamente diverso, una pallavolo completamente diversa, mentalità molto diversa, quindi poi io sono molto precisa, sono molto determinata, e questa cosa era una cosa normale in Giappone, perché loro stanno al palazzetto dalle 9 del mattino alle 8 di sera, non interrompono mai, loro cercano sempre la perfezione, vivono 24 ore su 24 insieme, quindi è stato un 24 ore su 24 di pallavolo importante che mi ha portato, ecco, anche a questa scelta di tornare in Italia dopo una raggiunta maturità molto importante. Ero completamente da sola in mezzo ai giapponesi, quindi un'esperienza unica ma molto difficile. Questa è una squadra che può competere anche a livello europeo, quindi? Non ne ho dubbi. L'hai già conosciuto la città? No, è la prima volta, diciamo che sono venuta sempre da ospite, no? Sempre nel palazzetto, sempre soltanto il palazzetto, l'albergo, perché le nostre trasferte consistono in questo, però ecco, oggi è la prima occasione e poi ne avrò tempo. Nordmeccanica Rebecchi inizierà la preparazione in vista del nuovo campionato di A1 il prossimo 26 agosto al Palabanca. Abbiamo cambiato molto, abbiamo dovuto cambiare perché molte giocatrici per scelte tecniche ma soprattutto economiche hanno raggiunto dei paesi dove c'è una maggiore disponibilità economica, quindi abbiamo creato un nuovo tipo di squadra, una squadra senz'altro con grande esperienza, anche questa una squadra con una caratteristica importante, quello della grinta, una squadra molto grintosa.